Siamo in Inghilterra, XIX secolo, epoca vittoriana. E questa sera parleremo di una donna, Amelia Dyer, che non ha nessuno scrupolo pur di raggiungere i suoi obiettivi, usando i più deboli. Sono Samantha Urbino Lloyd e questa è Lomar Crime. Amelia Dyer, ultima di cinque figli, nasce nel 1839 in una cittadina vicino Bristol, da una famiglia di calzolai. Non ebbero mai problemi economici, tant'è che questo diede a lei la possibilità di studiare. Amelia si appassionò così di letteratura e di poesia. Sfortunatamente sua mamma si ammalò di una malattia mentale dovuta al tifo e la ragazza dovette prendersi cura di sua mamma. Questa esperienza l'aiutò a capire come funziona la mente umana e questo le servì per il suo futuro. Sua mamma morì nel 1848 e subito dopo morì anche suo papà. A quel punto, il fratello James ereditò l'attività di famiglia e concesse ad Amelia di poter lasciare la loro cittadina. Amelia decise di trasferirsi da sola nella città di Victoria. Proprio in questa città, lei conobbe un uomo molto più grande di lei, un certo George Thomas. I due si incontrarono, si innamorarono e decisero di sposarsi. Dal matrimonio nacque una bambina, Emily. Amelia decise di voler studiare per diventare infermiera. Durante la sua prestazione di servizio come infermiera, conobbe un'ostetrica. Questa ostetrica la introdusse in un'attività molto redditizia, ovvero il prendersi cura di bambini illegittimi prima che questi venissero affidati ad altre famiglie. Amelia decise di lasciare il suo lavoro di infermiera per poter guadagnare di più e aprì la cosiddetta baby farming. Le baby farming all'epoca vittoriana erano delle case famiglie dove le donne povere o illegittimamente rimaste incinta lasciavano i loro figli
in attesa di una possibile adozione. Ma qual era la differenza delle baby farming nell'epoca vittoriana alle nostre case famiglia? Queste donne lasciavano i figli in queste baby farming solo dietro compenso economico. Non vi dirò il mio nome. Quasi non vorrei saperlo io. Vi dirò soltanto che era una serata bellissima, insolitamente calda per essere primavera. Fu il mio primo ballo. I suoi occhi che si perdevano nei miei. Capii subito che lui, non ricordo neanche il suo nome, era mio. Capii ben presto anche che qualcosa cresceva dentro di me. Come raccontarlo? Come liberarmene? Ma gli occhi di lui, quegli occhi, le sue mani. La incontrai per caso. Non ricordo se si presentò lì alla mia porta o fu il destino a mandarla. Mi assicurò che il piccolo avrebbe avuto una famiglia, una madre amorevole, chissà, forse proprio nel centro di Londra. Firmai. Che potevo fare? Crescere un bambino? Io? Se avessi avuto i suoi occhi? Quegli occhi. Non ero la sola. Che futuro. Già. Ero compromessa. Ma quelle sue mani piccole e vellutate, quando nacque erano le sue, di lui, non le potevo scordare. Questi bambini che non potevano più stare con le loro madri, venivano presi in cura in modo amorevole da altre donne affinché essi venissero poi adottati da famiglie molto più facoltose. Questo però non accadde nella baby farming di Amelia. Lei era così avida di soldi che a un certo punto capì che l'unico modo per avere più soldi e ancora più soldi era quello di avere sempre più affidamenti. Quindi cosa decise di fare? Di uccidere bambini o di lasciarli morire di fame? Quelle puttane! Si volevano liberare dei bimbi? Facevo comodo, sì, facevo comodo quando con i loro belli imbusti se la spassavano. Una notte e si giocavano il futuro, le puttanelle. Quelle grida di notte erano come dei polli, quelli che udivo nella mia piccola cittadina. Ogni notte. I polli, per farli tacere, c'è solo un rimedio. Tirar loro il collo. Troppo difficile. Troppa fatica, cara Amy.
Se non si dà loro da mangiare, schiattano in pochi giorni. Speravano che li mantenessi per niente pure, le puttanelle. La baby farming della Dyer era una delle più importanti del territorio. Lei si presentava sempre così in modo onorevole e rassicurava le donne allora incinta che volevano lasciare i loro figli, che tutto sarebbe andato bene e che presto i loro bambini avrebbero avuto una nuova famiglia che si sarebbe presa cura di loro. La famiglia va costruita, Lourdes maledette. È facile attaccarsi a qualcosa che non vedi ogni giorno. Hai solo ricordi belli. Quando li vivi è peggio. Quando si ammalano, come mia madre. È semplice. Chi avrebbe preso i vostri sgorbi? La regina! Quello che in realtà lei faceva era lasciare questi bambini morire di fame. Non li nutriva. E in più, l'unico modo per far sì che i bambini smettessero di piangere era dare a loro dell'oppio liquido, in modo che i bambini si quietassero e morissero lentamente. Finché un giorno il dottore che collaborava con la sua baby farming cominciò ad avere dei sospetti per le frequenti morti. Chiamò la polizia, Amelia andò sotto investigazione e venne arrestata per 6 mesi con l'accusa di negligenza. Imparata la lezione, una volta uscita di galera, decise di ritornare a riaprire la baby farming, ma di farlo in maniera diversa, di farlo senza la collaborazione dei medici. Questa volta faccio da sola. Ah, me lo diceva sempre mia madre. Se vuoi un lavoro fatto bene, fattelo. Chi meglio di te può badare alla tua vecchia madre? Tu mi conosci, Amelia. Ti conoscevo, mamma, sì. Ti conoscevo e come. Ti vedo ancora nel volto di quei marmocchi. Urlavano. Come urlavi tu, mamma, con la tua vestaglia bianca. Ma ne ho fin sopra i capelli delle grida. Io libero quelle puttane dai loro fardelli. Alcune mi scrivono. Come sta mio figlio? Ha trovato una buona famiglia? Stupidi imbecilli! Che dovrei rispondere? Il pacco è arrivato a destinazione. Chi ci dovrebbe pensare ai vostri errori? L'Inghilterra? Prendo qualche soldo, giusto per campare in questi tempi difficili. Soldi in cambio di libertà. E loro scrivono. Per molti anni ancora, Amelia Dyer la fece franca. Fino a che un giorno un pescatore ritrovò nel Tamigi il corpo di una neonata avvolta in fogli di giornale con intorno al collo una corda. La polizia investigò per giorni fino a che non trovò su questo giornale il nome Miss Thomas, nonché il nome della Dyer da sposata.
Venne arrestata di nuovo, ma questa volta con l'accusa di omicidio, che lei provò a giustificare con la sua infermità mentale. Il giudice non le credette. Allora lei si rese colpevole di un solo omicidio. Venne condannata a morte il 10 giugno del 1896. Ma fino ad allora si calcola che lei abbia ucciso dai 300 ai 400 bambini. Amelia Dyer non era malata di mente, era semplicemente una persona avida, cattiva, che per il suo scopo, il denaro, era disposta a usare e sacrificare le vite dei bambini. Ma non è stata la sola. Nella prossima puntata ci ritroveremo in Spagna. Vi aspetto. Buonanotte.